Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati qui sul canale. Che cos'è il populismo? Ne sentiamo parlare tutti i giorni e spesso diventa anche un po' asfissiante, nauseante questo eterno dibattito tra l'elite e i populisti. Perché oggi vorrei cercare un po' di darvi una definizione di populismo, cercare forse anche di portarvi degli esempi e tirare un po' due somme. Questo non significa che io patteggi per il populismo, che tra l'altro può essere sia di destra che di sinistra, quindi non c'è bandiera politica, no, per il populismo. Però se ne sente parlare tanto oggi e credo che spesso bisogna fare ordine, cercare di mettere un po' i puntini sulle i e tracciare delle linee guida che possono essere univoche, no? Come detto, ne abbiamo sentito parlare per anni, per mesi, soprattutto quando ci sono delle elezioni di mezzo, beh, il pericolo populista, che poi spesso si avvicina al pericolo fascista, emerge di nuovo. Ma che cos'è veramente il populismo? Beh, secondo la definizione, il populismo è una atteggiamento ed una prassi politica che mira a rappresentare il popolo e le grandi masse, esaltandone valori, desideri, frustrazioni e sentimenti collettivi o popolari. È un po' come se noi andassimo al bar, prendiamo un po' le conversazioni che sentiamo tutti i giorni nei bar, tipo le tasse sono troppo alte, la burocrazia è asfissiante, non c'è lavoro, e il politico di turno fa un po' copia e incolla sul proprio programma elettorale e lo porta alle grandi masse, nei talk o comunque nei comizi. Ecco, quello è considerato come populismo perché si parla alla pancia delle persone. Pensate un po', se io un domani dovessi candidarmi, beh, sicuramente se volessi sfruttare un po' il popolo e il populismo, andrei in un bar qualsiasi, in una stazione di servizio, insomma andrei dove le persone normali in un certo senso hanno i loro problemi, li sentirei, prenderei un po' tutti gli aspetti cruciali del loro discorso e poi li riporterei in televisione, così che un domani quelle stesse persone dicano: ah cavolo, sta dicendo le cose che sto dicendo io o che comunque penso. E questo secondo me è piuttosto importante per capire un po' il fenomeno del populismo. È un po' una sorta di copia e incolla. Ripeto, non sto dicendo che sia giusto e sbagliato, perché sicuramente se le persone tirano fuori certi problemi al bar, al ristorante, in giro per l'Italia, beh, vuol dire che questi problemi ci sono e sono reali e concreti. Però è anche vero che forse il problema della politica odierna è quella di portare tanti copia e incolla, ma spesso le soluzioni poi non sono all'altezza della situazione. Bisogna anche dire che il populismo, sia di destra che di sinistra, è una sorta di movimento che va un po' contro l'elite globale, quella globalista, quella della globalizzazione, quella della finanza. Infatti, se parliamo di populismo di sinistra, beh, identifichiamo molto quella fascia che va contro quell'elite radical chic che vediamo tanto in Italia oggi. Invece populismo di destra, che secondo me è rappresentato appieno dai partiti come per esempio la Lega, beh, anche loro vanno molto contro quella casta dirigente politica elitaria. Questo è l'avvocato dei poteri forti dell'Europa. Perché secondo me non è tanto parlare alla classe media, ma parlare più alla classe medio-bassa o comunque la classe un po' più bassa. Dal punto di vista della comunicazione, il populismo è anche abbastanza semplice da leggere, perché se ascoltiamo i discorsi dei vari Salvini, Trump, Farage in Inghilterra, beh, notiamo che ci sono degli aspetti comuni ed evidenti che vengono sottolineati in continuazione, come ad esempio la ripetizione di certe parole, il fatto di mettere sempre la parola io davanti a tutto, io faccio questo, io porterò giustizia, io porterò ordine, e soprattutto anche la semplicità dei discorsi. Spesso guardiamo alcuni speech di vari politici che possono essere di sinistra e di destra, ma nell'area un po' più liberale, radical chic, che non parlano per niente alla pancia delle persone e tutt'altro, beh, invece nel loro caso hanno capito che parlare e soprattutto tirare fuori certi concetti nella maniera che è elaborata da loro, beh, è molto più efficace che fare grandi discorsoni che poi alla fine non significano assolutamente nulla. Parlando dei grandi fenomeni invece del populismo del XXI secolo, beh, possiamo citarne essenzialmente due. Uno è la Brexit, che per molti è stato il capolavoro del populismo, perché ha parlato veramente alla pancia delle persone, del popolo britannico, che per molti, come Nigel Farage, che è un po' l'artefice o comunque uno dei promotori della Brexit, la gente era stanca di stare appresso a questa grande istituzione burocratica che è l'Unione Europea, che promuove solamente l'elite e se ne frega della classe medio-bassa. Invece il secondo avvenimento populista più grande del XXI secolo è l'elezione di Trump nel 2016, che ha un po' sbaragliato quelle elite, no, democratica che si era andata a formare con Obama. L'ultima considerazione è sul fatto che populismo spesso è uguale ignoranza, o meglio l'opinione pubblica la mette così.
È chiaro che forse il populismo è più un mezzo di elezione facile, in un certo senso, che una vera e propria ideologia. Perché il comunismo, il fascismo sono delle ideologie politiche. Il populismo, in un certo senso, neanche tanto. Bene ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, molto informativo. E tra l'altro voglio lasciarvi questa piccola news. Per il periodo estivo, almeno per tutto luglio, uscirà solamente un video alla settimana, che sarà il mercoledì. Quello del sabato lo levo per diverse ragioni. Una è sicuramente quella degli esami, e l'altra è perché il sabato d'estate magari la gente fuori, me compreso, e quindi magari ce la vogliamo godere un po' di più. Questo non significa che il canale chiude, tutt'altro, però è anche giusto venire incontro alle esigenze di chi guarda, e vedendo che comunque le visualizzazioni sono molto più alte nel mercoledì che il sabato, mi sembra più giusto puntare più sulla qualità, più su un contenuto concreto il mercoledì, che buttarne due un po' raffazzonati il mercoledì e il sabato. Però comunque, come forse avevo anche già detto, ci sono delle novità in vista, o comunque sto un po' ripensando di nuovo al format del canale, che credo che debba sempre un po' essere in evoluzione. E niente ragazzi, ci vediamo a questo punto mercoledì prossimo. A presto.